una macchina che non esisteva e Liber l'ha portata sul mercato. Dalle 20 alle 21 tonnellate, 19, a seconda dell'allestimento, quindi braccio mono, cono, senza lama. Questa è una macchina particolarmente robusta e performante. 2,50 m di carro, 1,85 m di raggio posteriore, quindi cosa significa? Soltanto 60 cm di sporgenza quando noi stiamo lavorando a 90 gradi. 100 kW, ossia 136 cavalli forniti dal motore Liber a 4 cilindri da 4,5 litri con SCR. Consumi particolarmente bassi. Le prime macchine che stanno lavorando, monitorate in remoto con il LIDAT, hanno dato 8 litri all'ora di media. Potrebbero sembrare veramente pochi, in effetti sono molto pochi, ma questo deriva da tutta una serie di motivazioni. Primo, la tecnologia SCR che ottimizza particolarmente la combustione del gasolio. Seconda cosa, l'impostazione di Liber che porta ad avere componenti di fabbricazione e concezione interna dove si va a controllare in modo particolare tutto il percorso che parte dal motore e arriva fino all'impianto idraulico, ottimizzando l'accoppiamento del motore delle pompe, il lavoro dell'impianto idraulico, l'impianto idraulico che ha 300 litri al minuto di portata, e non sono assolutamente pochi per una macchina di questo tipo, tutta l'efficienza e la portabilità di una macchina compatta, ma vista anche per lavori che vanno al di là di quello che uno normalmente si immaginerebbe per un escavatore di queste dimensioni. Lavori in bosco con un processore e l'impianto idraulico con la sua gestione si presta particolarmente alla gestione di attrezzature di questo tipo. Gli scavi e le demolizioni nei centri storici dove questa macchina riesce ad accedere in modo particolarmente agile. Il lavoro lungo le strade, dove dobbiamo andare a fare ad esempio scavi impegnativi per la posa di condutture, teleriscaldamento, tubazioni del gas, tubazioni dell'acqua, anche a profondità importanti e con manufatti importanti da movimentare, ma dove l'ingombro sulla sede stradale è fondamentale che sia contenuto al massimo. Tutto questo il 920 Compact ce lo dà, e ce lo dà anche in modo particolarmente intelligente perché nonostante la forma compatta, le prestazioni in scavo non sono assolutamente penalizzate.